Bentrovati amici di Padre Pio TV ad un nuovo appuntamento con Sui passi di Gesù in Terra Santa in compagnia di Padre Pio Dandola. Quest'oggi, rapidamente, Padre Pio, abbiamo l'opportunità di parlare di un luogo inserito nel percorso di pellegrinaggio nei luoghi di Gesù, la chiesa di Sant'Anna e Probatica. Questo nome è particolare, ecco, cosa ci ricorda? Questo è un luogo mariano ed evangelico, è una bellissima chiesa crociata, credo che sia l'unica chiesa crociata rimasta intatta perché Saladino, quando sconfisse i crociati nel 1187, la prese come scuola coranica ed è rimasta intatta fino ai nostri giorni. Si trova quasi nelle vicinanze del Tempio. E qui si ricorda la nascita della Madonna, ricordata nei libri apocrifi del Protovangelo di Giacomo. Secondo il Protovangelo di Giacomo, la nascita virginale di Maria, ambientata nella cripta di questa piccola chiesa bellissima, i pellegrini venerano come anche una statua dell'Immacolata in legno d'olivo. Lo stesso Protovangelo racconta che qui la fanciulla Maria, all'età di 7 anni, fu scelta dai sacerdoti, insieme ad altre fanciulle vergini della tribù di Davide, per tessere il velo del Tempio, quel velo del Tempio che poi si stracciò alla morte di Gesù. Nel recinto di questo santuario è visibile ciò che rimane della piscina probatica, dove Gesù ha compiuto il primo miracolo a Gerusalemme, guarendo il paralitico di sabato. Della piscina originalmente immensa quanto un campo di calcio, ora non rimane che soltanto uno squarcio, già rimaneggiato da Adriano per cancellare il ricordo evangelico, ma poi riempito di costruzioni sovrapposte, prima dai bizantini, poi dai crociati, e infine tutto nascosto sotto altre costruzioni, abitazioni e altre macerie, e in parte dissepolto nell'Ottocento. In questo santuario, affidato ai padri bianchi, i francescani vengono a celebrare la festa della nascita di Maria e quella della sua Immacolata Concezione, memori del genio francescano, del beato Giovanni d'Unzioscoto, che alla Sorbona di Parigi nel 1305 per primo proclamò con inconfutabili argomenti biblici e di fede e la sorpresa dei più grandi teologi del tempo, la dottrina dell'Immacolato Concepimento di Maria. Poco dopo aver varcato la Porta dei Leoni nella città vecchia di Gerusalemme, all'interno del quartiere musulmano, sulla destra si può entrare nella silenziosa e discreta cornice che ospita la chiesa di Sant'Anna. Il santuario custodisce la piscina probatica di Betsaida, dove Gesù compì il suo primo miracolo a Gerusalemme guarendo il paralitico, e la casa di Gioacchino e Anna, luogo in cui, secondo un'antica tradizione, è venerata la nascita della Madonna. Nonostante il santuario sia stato donato alla Francia dopo la guerra di Crimea e sia ora custodito dall'Ordine dei Padri Bianchi, i francescani continuano a celebrare qui la Natività della Vergine Maria e l'Immacolata Concezione. Già durante l'occupazione musulmana i francescani riuscivano di tanto in tanto a pregare, non senza difficoltà, nella cripta della Basilica, alla quale si accede da una delle due navate laterali. Dal 1600 i frati ottennero con un decreto ufficiale il permesso di celebrare qui le due importanti festività mariane. La chiesa di Sant'Anna è uno splendido esempio di monumento crociato ed è ottimamente conservata. Sorge pressappoco nella stessa posizione della precedente chiesa bizantina che fu distrutta durante l'invasione persiana del 614. Edificata nel 1140 dai cavalieri crociati, la basilica fu trasformata nel 1192 in una scuola coranica da Saladino e rimase di proprietà musulmana fino al 1856, data in cui il sultano turco Abdulmegid donò questi terreni alla Francia. Poco distante dalla basilica si può visitare l'importante scavo delle piscine di Betsaida. È questo il luogo in cui Gesù guarì il paralitico nel giorno di sabato. Vi è a Gerusalemme, presso la Porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Bezzetà, con 5 portici,
sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno, però, era un sabato. Le piscine in cui San Giovanni ambienta il miracolo del paralitico, fin dall'antichità hanno dato il nome alla chiesa detta Sant'Anna alla Probatica. I pellegrini già dal V secolo visitavano la chiesa del paralitico e di Santa Maria dove essa è nata, anche se la testimonianza più antica che parla della nascita di Maria a Gerusalemme risale al protovangelo di Giacomo, probabilmente databile al II secolo. Torniamo ancora a parlare di Betlemme, lo facciamo attraverso i progetti di ATS Pro Terra Sancta. Quando parliamo di Betlemme, sicuramente l'immagine che ci sovviene è quella di una città, di una realtà legata ai bambini, essendo il luogo di nascita appunto di Gesù. Si pensa ai tanti bambini che sono nati e continuano a nascere qui, in questa terra tanto santa quanto difficile e piena di contraddizioni. Ma Betlemme non è solo un luogo di nascita, è anche un luogo dove la gente cresce, diventa adulta e perché no a volte invecchia. La complicata situazione politica ed economica colpisce fortemente i più deboli, in particolare oltre ai bambini, gli anziani. Molte famiglie sono senza redditi, con gravi problemi alle spalle, fanno molta fatica a prendersi cura degli anziani e si riscontrano sempre più casi di abbandono anche in questo contesto. Allora ATS agisce in collaborazione con la Custodia di Terra Santa attraverso un progetto Anziani. Vediamolo. Custodire la memoria storica di Betlemme, accompagnarli, prendersi cura di loro perché non si sentano soli e abbandonati. Gli anziani rimangono una risorsa fondamentale per ricordare la Terra Santa. Nella splendida Betlemme, il luogo dove nacque Gesù, una terra tanto santa quanto difficile, piena di contraddizioni, si riscontrano sempre più casi di abbandono di anziani. La complicata situazione politica ed economica, l'assenza di un'assicurazione sociale e medica colpisce inesorabilmente i più deboli. La Custodia di Terra Santa attraverso ATS, la parrocchia di Betlemme e con la collaborazione di volontari, suore e frati, aiuta le famiglie più bisognose a prendersi cura degli anziani e supportare il lavoro della Società Antoniana di Betlemme che dal 1913 opera nel tentativo di servire i più poveri e i meno abbienti. Come servizi sociali non solo noi abbiamo l'obbligo di accompagnare fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo respiro le persone che ci hanno rappresentato e sono stati qui per lungo tempo, ma anche favorire a loro e dare dei giorni che siano più dignitosi possibili. Anche grazie ai tuoi fondi, ATS desidera far fronte alle emergenze più immediate, legate principalmente all'acquisizione di apparecchiature mediche e medicine, oltre che a sostenere le spese per interventi in ospedale, successive cure mediche e portare a termine l'allargamento delle strutture esistenti. I nostri anziani sono la tradizione viva di questa città, per cui dobbiamo mantenere questa tradizione, dobbiamo mantenere questo ricordo per poter andare avanti. Ricordiamo molto bene, chi non ha radici non avrà vita né futuro. Aiuta i francescani a Betlemme nel loro lavoro in favore degli anziani soli e abbandonati. ATS Pro Terra Sancta è l'associazione non governativa della Custodia nata nel 2002
per offrire un supporto concreto all'attività dei francescani di Terra Santa. Gli interventi di ATS abbracciano diversi settori e si traducono in numerose opere di carattere sociale e culturale. Con l'aiuto di centinaia di volontari nell'arco degli anni e grazie a migliaia di benefattori, ATS ha contribuito in modo decisivo alla missione francescana in Terra Santa. Oggi la sua attività continua incessantemente affinché tutti collaborino al ricordo e al sostegno della presenza cristiana in questi territori e all'opera di conservazione dei luoghi santi. ATS promuove una cultura della pace perché non si esaurisca la presenza cristiana proprio nella terra che noi cristiani chiamiamo santa.